más cerca posible para poder. Ay, gracias, sí. Gracias, me la tiraré toda. Yo soy un desastre. Sí, yo también. Exacto, la sorella que no existe. ¿El qué? Ah, no, eso no existe tampoco. No. Bueno, eso me pasó con mi marido, de decir, en Boston, con mi pareja. Ce l'abbiamo tutti e tre. Sì. La produttrice. Sì. Bueno, irá bien. Ci danno il via o ce lo diamo da sole? Ellas van a decir cuando empezamos. No, o yo creo que cuando tú quieras, ¿no? Ok, vamos. Yo creo que. Buon pomeriggio a tutti. Siamo qui oggi per fare quattro chiacchiere con Rosa Montero, scrittrice spagnola, come ben saprete, una donna, un'intellettuale irrequieta, mai soddisfatta, sempre alla ricerca di nuove sfide. Come lei stessa ha scritto nel suo libro Pazza, La pazza di casa, esistono due tipi di scrittori. Gli scrittori riccio, raggomitolati su se stessi, che riscrivono sempre la stessa storia, approfondendola e scavando sempre di più in profondità. Poi ci sono gli scrittori e le scrittrici volpi, alla ricerca spasmodica sempre di nuove strade, che si cimentano con tematiche e forme sempre diverse dello scrivere. Ecco, non è difficile capire a quale delle due categorie appartiene Rosa per sua stessa ammissione. È una scrittrice volpe. Le sue trame si dilatano verso il futuro, scrivendo romanzi di fantascienza, come l'ultimo del 2012, Lacrime nella pioggia, oppure si conficcano nel Medioevo, oppure indagano il presente, con testi come Notturno di sole. Ha tante identità Rosa Montero, come quante tanti sono i suoi personaggi, un po' come tutti gli scrittori, ma lei ha sempre una tipologia di personaggio molto diverso dagli altri, anche se una radice comune c'è comunque, come in tutti gli scrittori. E come lei stessa ha dichiarato, però, qual è il personaggio che le assomiglia di più? È Barbara Aschi, la replicante di Lacrime nella pioggia. Poi le chiederemo perché è proprio una replicante, una tecno-umana, una macchina, pur con i sentimenti, ma è sempre una macchina elaborata dagli umani.
Nata in una famiglia povera, mi ha detto lei oggi, Wikipedia inglese diceva piccolo borghese, perché ho trovato Wikipedia inglese, non quello spagnolo, però lei mi ha detto no, mio papà era un torero, insomma, che non aveva fatto neanche tanto gli studi, quindi io definirei la mia famiglia una famiglia povera. Nel quartiere Cuatro Caminos di Madrid, e la tubercolosi l'ha costretta a letto dai 5 ai 9 anni, un periodo decisivo, l'infanzia è decisiva per tutti, ecco. Però certo che se hai una malattia così forte che non puoi uscire, non puoi andare a giocare con gli altri bambini, non puoi andare ai giardini, non puoi in un certo modo fare una vita come fanno tutti i tuoi coetanei, vivi più intensamente le letture, e forse è proprio lì che è nato il nucleo narrativo di Rosa Montero. Poi ha studiato filosofia e ha frequentato la scuola di giornalismo. In quegli anni partecipava anche ad attività teatrali e in qualche modo ha fatto anche parte del movimento degli hippie, o perlomeno così scrive nella Pazza di casa, che è autobiografico ma fino a un certo punto, perché c'è molta fiction. Quindi quello che c'è nella Pazza di casa io lo do un po' per vero, però fate finta che potrebbe essere anche quella un'invenzione letteraria. E quindi Rosa non è solo una scrittrice, ma è anche una giornalista, e ha scritto centinaia di interviste. Nella sua vita ha scritto reportage, ha viaggiato in diverse parti del mondo e già da giovanissima collaborava, scriveva per Il País. Vorrei aprire una breve parentesi per parlare un po' dei nostri brutti tempi. Il País sta licenziando più di 100, 120, 128 giornalisti e ogni giorno tutti i colleghi si alzano in piedi e scandiscono il numero dei guardando la direzione, il numero dei giornalisti che perderanno il posto di lavoro, e Rosa Montero insieme a Vargagliosa, a Xavier Cercas, che è presente anche lui qua a Genova per l'altra metà del libro, hanno firmato un appello per non disperdere questo patrimonio di conoscenze che sono i giornalisti della redazione del País. Ecco, nella Pazza di casa, probabilmente è un'altra fiction, non è vero, poi se volete glielo chiederemo o magari ce lo dirà lei, c'è una bellissima storia succosa dove lei racconta che va a cena una sera a casa con degli amici a 20 anni, 22, a Madrid. E cosa succede? Che c'è un attore hollywoodiano molto molto famoso, avrà avuto 12 anni più di lei, però era già molto famoso, e concludono la serata a casa, a letto, e hanno un rapporto d'amore, che a cui però a Rosa non piace questo rapporto, insomma, e scappa via. E le capita poi, quando ha 40 anni, di rincontrarlo a Hollywood, lo intervista, e lei lo riconosce, era stato molto importante perché grazie a lui aveva imparato a imparare l'inglese, insomma, poi dovete leggerlo perché è un po' lunga, non posso stare qui a occupare troppo tempo. Lo rincontra dopo 20 anni e insomma, alla fine fanno finta di non riconoscersi. E è vero, non è vero, è fiction, questo appunto, leggetelo perché quel libro, La Pazza di casa, è molto molto bello. E poi forse ce lo dirà se è vero o se non è vero, ma non è importante, perché tra biografia di uno scrittore e quello che uno scrittore vive è tutto compenetrato, insomma. Lo scrittore è anche quello che scrive. Sono andato troppo veloce per gli interpreti? Perché abbiamo anche... No? Va bene, per te no? Va bene. E è un libro da leggere, La Pazza di casa, appunto. Ecco, una delle cose che più mi salta agli occhi nelle sue costruzioni narrative è la forte presenza di donne tra i personaggi. Per esempio, Lacrime nella pioggia, sempre per parlare dell'ultimo romanzo, che è anche più facile trovare in libreria. Sapete che dopo un anno o due nelle librerie non c'è più niente, anzi dopo 2 o 3 mesi. Mentre questo, essendo di quest'anno, tradotto da poco in libreria, forse lo troverete ancora. Gli altri li potete sempre ordinare, non è che spariscono per sempre. Però, insomma, trovarlo già in libreria è anche più facile per prenderlo. Ecco, dicevo, è la presenza delle donne in ogni pagina, in ogni capitolo, è quasi la metà, insomma, le donne che si incontrano, dalla tassista alla barista, alla responsabile della sicurezza, alla poliziotta, alla guardia, a chiunque, per le strade della Madrid del 2019, si incontrano metà uomini e metà donne che sono protagonisti di tutti i mestieri, e questo l'ho percepito come una grande naturalezza. È raro nei romanzi che si leggono che ci sia questa divisione così, voglio dire, nelle mansioni quotidiane, le persone che incontriamo nei posti di lavoro, è già così, ma negli scrittori questo viene fuori poco. Ecco,
C'è da dire che, come scriveva Virginia Woolf rispetto a Charlotte Bronte, una grande scrittrice dell'Ottocento, che erano belli i romanzi di Charlotte, però erano un po' troppo rivendicativi, femministi, e che quindi stemperava, non si scioglieva bene la narrazione per questo motivo. Invece in Rosa Montero non c'è niente di tutto questo, ormai siamo nel terzo millennio, e quindi, voglio dire, la presenza femminile c'è, ed è bello vederla descritta in un romanzo. Si senti appieno come lettore, come lettrice, partecipe di questo mondo diviso a metà, che è presente in tutte le situazioni della nostra vita quotidiana. E ecco, è un tipo di ambiente, di mondo che sento naturale, onesto, vicino a me. Ecco, una delle altre ossessioni della Montero è la morte. La trovi in quasi tutti i suoi romanzi, ne discute molto anche nella Pazza di casa. Poi sono anche molto belle, sempre nella Pazza di casa, le pagine dedicate all'invenzione letteraria. Montero scrive che quando sta costruendo una trama è talmente coinvolta, talmente presa dai personaggi, che ci pensa dalla mattina alla sera, quando è davanti allo specchio, quando prende la macchina, quando va per strada e magari sbaglia strada perché sta pensando, vede una porta e magari lì pensa ad ambientarci nel centro di salute mentale lì vicino, di ambientarci una parte del romanzo. La realtà è quasi tutta funzionale a poter vedere camminare i personaggi per le strade, a muoversi, litigarsi, amarsi. Ecco, questa passione profonda che lei sente per i suoi personaggi e le sue trame, e questo pensarci dalla mattina alla sera, da quando si sveglia a quando va a letto, è la stessa che lei sente quando si innamora di un uomo. Vi sarà capitato di innamorarvi, no? Penso a quasi tutti voi, qualcuno no, non lo so, però sapete che quando ci si innamora ci si alza la mattina e si va a letto con la stessa ossessione, lo stesso pensiero. Ecco, gli scrittori come Rosa hanno questa stessa identica ossessione a pensare alla loro trama che stanno costruendo. Sono innamorate perse dei loro personaggi. E personaggi che appunto la afferrano, non la lasciano, non le permettono di fare altro, chiamano, urlano per venire fuori sulla pagina. E a volte basta anche una cosa bellissima, ha detto, a volte una donna che incontri in un bar una sera, magari un po' scollacciata, può diventare la protagonista fondamentale 10 anni dopo di un tuo romanzo, perché ti è rimasta impressa nella mente e intorno a lei ci cuci una storia di 200 pagine. Queste sono le cose che capitano agli scrittori, sono cose che succedono a tutti noi, però gli scrittori da queste cose traggono l'ispirazione per scriverci dei libri sopra, ecco. Tutti noi notiamo delle cose che ci colpiscono. Ecco, lo scrittore fa qualcosa di più da quelle cose, costruiscono delle trame. E un'altra cosa, e l'ultima, poi veramente lascio la parola a lei, faremo un'intervista, ci sono le vostre domande. Questa manifestazione si chiama L'altra metà del libro, sono i lettori i protagonisti insieme agli scrittori. E quindi lo spazio è anche il vostro, appunto, l'altra metà del libro. Ecco, io ho percepito, rileggendo dopo tanti anni, ci siamo ricordate quando eravamo a pranzo assieme, che io l'ho già intervistata 4 anni fa o 5 anni fa, non lo so, quando ha vinto il premio Grinzane e Cavour a Torino, e ci siamo già incontrate in quell'occasione. Quanti anni fa sono, Rosa? Non mi ricordo. Neanch'io. E ho avuto questa illuminazione perché, come ci siamo confidate quando intervisti centinaia di scrittori e di persone, alla fine c'hai la testa che è una giravolta. Lei l'ha intervistata senz'altro molti molti più di me, e quindi mi ha fatto piacere a un certo punto avere questo. I suoi libri me li ricordavo, ma non mi ricordavo bene di averla intervistata, invece ho avuto questo chiaro segno. E ecco, innamorata della scrittura e della vita, io credo che Rosa Montero abbia costruito delle trame che ti entrano dentro e ti rosicchiano fino al midollo e ti lasciano però un'inquietudine diffusa. Ecco, ora oggi lei è qui con noi per raccontarci e per raccontarsi.
Allora, cominciamo con la prima domanda. Cioè, mi è sceso il microfono. C'è qualcuno che lo può alzare? Ecco, grazie, perfetto. No, perché dovevo stare un po' accucciata, spero. Sì, adesso va meglio. Per rimanere in tema con la tematica filo conduttrice di questi incontri, che è il sogno, Rosa ha intitolato questo libro che si chiama La pazza di casa, La loca della cassa, come si dice in spagnolo, e questa pazza di casa altro non sarebbe che la fantasia, così come l'ha chiamata Santa Teresa d'Avila, e che in spagnolo si dice in una maniera molto diversa, fantasia, si dice fantasia. E allora io ti vorrei chiedere, Rosa, se la fantasia è la pazza di casa, e il sogno è il loco della casa? È il loco? È il pazzo di casa? Il sogno è il pazzo di casa? Se la fantasia. Sì, sì. Perfetto. Prima di tutto io voglio dire che io sono molto felice di essere qui, veramente è la prima volta che sono in Genova e ho trovato che è una città meravigliosa, meravigliosa, io sono innamorata di questa città, veramente. E io sono molto felice di essere qui in questa salone, in questo salone meraviglioso, e voglio dire molte grazie a Laura, che è tan generosa. E grazie così, a te di essere sì. Qua con noi, è un gran regalo. No. E a Alberto Mangel, che mi ha traito, e alla organizzazione, alle Palazzo Ducali, a Rosa Maria, che va a tradurre, e a Ellas, che traduce anche. E a lei per essere qui, grazie tante, grazie tante. E credo che mi italiano è finito. Grazie. Entonces, pasaré al español. Quería decir, antes de responder a su pregunta, algunos comentarios de las cosas tan preciosas que ha dicho. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per essere qui, è la prima volta che vengo a Genova. Però se l'hai detto in italiano, io credo che okay. Puoi passare. Okay. Allora andiamo ai commenti, vorrei fare alcuni commenti su quello che ha detto Laura precedentemente. Io credevo che abbia parlato in italiano, però vedo che no, però lo avete capito, no? Vale, bene. Perfecto. Bueno, Bruna Husky, mi replicante, no es en realidad una máquina, es una máquina sí, pero orgánica, es un androide orgánico, hecho con células e ingeniería genética. Bruna Husky, la mia protagonista, in realtà non è una macchina, bensì è una macchina organica, cioè fatta di cellule. Organica, sì. Hecha por ingenieros genéticos, por manipulación genética. Fatta da degli ingegneri genetici. Sí, ese era un pequeño detalle. La historia del actor que habla Laura es que La pazza di casa es un libro muy mentiroso porque habla de la creatividad. La pazza di casa, il libro di cui parlava Laura, è un libro pieno di menzogne, e quindi ora vi parlerò dell'attore che ha citato Laura. Perché la storia dell'attore si ripete tre volte, di tre maniere distinte. La storia dell'attore si ripete tre volte in maniere diverse. E con questo, questa è la clave della novella,
del libro para que el lector, cuando ve que se repite la historia por segunda vez de otra manera, diga, pero bueno, esta escritora me está mintiendo. E questa è un po' la chiave di lettura del romanzo, poiché il lettore si ritrova per diverse volte con lo stesso personaggio. No, y piensa, cuando la historia es distinta, piensa, esta escritora me está mintiendo. E quando si trova davanti ad una storia diversa, pensa che l'autrice stia mentendo. Y en efecto miento mucho. El libro no es una autobiografía, como parece, sino un libro de ficción. Ed effettivamente mento molto, poiché non si tratta di un'autobiografia. Pero un libro de ficción. È un libro, quindi, di finzione. En cuanto a la muerte, es muy interesante porque tengo la teoría de que los novelistas somos novelistas, entre otras cosas, porque somos personas más obsesionadas por la muerte. Per quanto riguarda la morte, io credo che noi romanzieri abbiamo una ossessione maggiore su questo tema. Cuando yo tenía 12 años o 10 años, me recuerdo pensando... Mira Rosita, qué tarde tan bonita. No, disfrútala porque se va a pasar este tiempo, este día se va a perder. Quando avevo 10-12 anni magari vedevo qualche serata particolarmente piacevole, pensavo tra me e me, approfittane perché finirà. No es un pensamiento muy habitual para un niño. Non è un pensiero comune nei bambini. Pero siempre he sido así, la muerte siempre ha estado subida en mi hombro. Pero es siempre stato così, la muerte es siempre stato uno dei temi que ho avuto maggiormente en mente. Esto no es malo, porque si eres consciente de la muerte, también eres consciente de la vida. E non è una brutta cosa, poiché se si è consapevoli della morte, si è anche consapevoli della vita. Recuerdo la frase di John Lennon, la vita è eso che succede mientras nos dedicamos a otra cosa. Ricordo la frase di John Lennon, la vita è ciò che succede mentre pensiamo ad altro. Entonces, si estás obsesionado con la muerte, tú piensas también que estás viviendo, sientes esa emoción increíble de saberte vivo, y eso... No tiene precio, eso es maravilloso. Quindi se si pensa alla morte, si allo stesso tempo si prova questa emozione di essere vivi e ovviamente si vive diversamente. Así que probablemente los escritores escribimos para luchar contra la muerte, contra la decadencia, para parar ese tiempo tan veloz. Quindi noi scrittori in verità scriviamo per lottare contro la morte, contro questo tempo che passa velocemente. En cuanto al tema de la mujer, y ya voy a tu pregunta, el tema de la mujer, me encanta, Laura, que hayas notado esa naturalidad. Per quanto riguarda il tema della donna, mi fa piacere che Laura abbia notato questa naturalezza. Naturalità, no? Naturalità? Sì, sta bene. Naturalezza. Okay. Naturalezza, ok, perfetto. Io sempre dico, me desespera ese sexismo che hace che quando una escritora scrive una novela protagonizzata por una mujer, todo el mundo piensa che sta hablando de mujeres. A me dà fastidio questo sessismo che porta le persone a pensare che quando c'è una scrittrice che mette nel suo romanzo una donna, il tema sia quello. Sì, de donas, la protagonista, no? La protagonista. Sì. Mientras que cuando un hombre escribe una novela protagonizzata por un hombre, todo el mundo piensa que está hablando del género humano. Mentre quando un uomo scrive un romanzo dove il protagonista è un uomo, si pensa che si stia parlando del genere umano. Grazie. Era esattamente questo che volevo dire, sì. Proprio l'estrema naturalezza del fatto di vedere che quando leggiamo libri, tutte le mansioni, anche dal tassista, appunto come dicevo prima, al medico, sono quasi sempre uomini, ma anche le donne, è probabilmente una forma mentis. Invece, almeno nell'ultimo romanzo di Rosa Montero, metà uomini, metà donne, ma finalmente, nel senso che io sento che il mondo è così, il mondo che frequento, però nei libri questo mondo non c'è quasi mai, nei suoi libri sì.
Bueno, arriverà, ese mundo arriverà. Por otro lado, yo no tengo ningún interés en escribir sobre mujeres. Quiero escribir sobre el género humano, pero el 51% del género humano somos mujeres. Listo. Io non ho alcun interesse a scrivere sulle donne, bensì scrivere sul genere umano. E la metà del genere umano è fatta da donne. Ya voy al sueño. El sueño, vamos a ver, yo creo que las novelas son los sueños de la humanidad. Credo che i romanzi siano il sogno dell'umanità. Y la relación que tiene la novela con el escritor es la misma que la del sueño con el soñante. E la relazione che c'è tra il romanzo e lo scrittore è la stessa che c'è tra il sogno ed il sognatore. Esatto. Tú no escoges las novelas que vas a escribir. Las novelas te escogen a ti. Non sei tú que vai a scegliere i romanzi da scrivere, bensì sono i romanzi che scelgono te. Es decir, que de repente aparece el germen de la novela en tu cabeza sin que tú lo hayas buscado voluntariamente. Aparece. Improvvisamente spunta nella mente il germe del romanzo senza che tu lo abbia cercato. De la misma manera que por la noche, cuando estás durmiendo, aparece el sueño en tu cabeza. Allo stesso modo in cui spuntano i sogni mentre si dorme. Las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. I romanzi nascono allo stesso livello dell'inconsciente dove nascono i sogni. Y también simbolizan tu inconsciente. E simbolizzano anche e simboleggiano questo questa inconscio. Incluso hablan siempre de lo más profundo de ti, pero muchas veces el escritor ni siquiera sabe entenderlos, como no sabemos entender nuestros sueños. E parlano dello strato più profondo di noi senza che ce ne accorgiamo. La imaginación, me ha encantado ese ejemplo que ha puesto Laura de la imaginación, la loca y el sueño, el loco, ¿no? Lo encuentro muy, muy acertado. La imaginación es una herramienta esencial para poder sobrevivir. Mi è piaciuto molto questo parallelismo che ha fatto Laura dell'immaginazione e del sogno. Io penso che l'immaginazione sia uno strumento per sopravvivere. Todos usamos muchísimo la imaginación, incluso aquellos que dicen que no tienen imaginación. Tutti utilizziamo l'immaginazione, anche coloro che pensano di non averla. De hecho, lo que recordamos, nuestra memoria, es una construcción imaginaria. Infatti, la nostra memoria non è altro che una costruzione immaginaria. No sé si tenéis hermanos, pero yo tengo un hermano. Y a veces intercambio recuerdos con él de mi infancia. Non so se avete fratelli, io ne ho uno, e a volte ci scambiamo i ricordi dell'infanzia. De cosas que hemos vivido los dos. Di eventi che abbiamo vissuto insieme. Y os aseguro que los padres de mi hermano no tienen nada que ver con los míos. Vi assicuro che i genitori di mio fratello sono diversi dai miei. Porque él ha construido su memoria con otras necesidades que las mías. Perché lui ha costruito i ricordi con bisogni diversi dai miei. Y sin esa imaginación que completa nuestra vida, que le da un sentido, que nos rescata del caos, la vida sería solo ruido y furia, insufrible. E se non ci fosse l'immaginazione che serve a dare senso alla vita, sarebbe tutto rumore e furia. Invivibile, insopportabile. Insopportabile, invivibile. De hecho, todos somos novelistas. Quindi siamo tutti degli scrittori. Di una novela? Que somos los protagonistas. Di un romanzo i cui protagonisti siamo noi. Así que yo soy redundante porque además escribo otras novelas.
per cui io sono ridondante perché scrivo anche altri romanzi. Somos sobre todo una palabra que intenta buscar sentido. Siamo una parola che cerca senso. Hay una investigación interesantísima que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2011. C'è una ricerca che è stata condotta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2011. Era un estudio sobre la depresión que se hizo en 18 países y con 89.000 personas. Si tratta di una ricerca sulla depressione che è stata condotta in 18 paesi e a cui hanno partecipato 800.000 persone. Un montón de gente. Y hablaba de la depresión muy interesante respecto a la edad, al género, al poder adquisitivo, a diversas cosas. Ed era uno studio che teneva in considerazione diverse variabili come l'età, il genere. Pero lo que más me interesó es que, según ese estudio, los divorciados o separados tenían una mayor propensión a la depresión, mucho mayor que los viudos en 12 países. Quello che è emerso è che i divorziati e i separati avevano una maggiore propensione alla depressione rispetto ai vedovi e ciò è stato evidente in 12 paesi. Mientras que los viudos, el hecho de ser viudo no afectaba para nada en casi ningún lado. Mentre il fatto di essere vedovi sembrava non avere ripercussioni. Me dejó admirada porque es un dato que parece que va en contra de la razón e incluso de lo que uno observa. Mi ha lasciato molto stupita porque sono dei dati que sembran andare contro la ragione. Yo soy viuda, entonces me parecía increíble, ¿no? Io sono vedova e quindi mi sembrava incredibile. Pero pensad en ello. ¿Qué es lo que les falta a los separados y a los viudos para que sean más tendentes a la depresión? Pensate a cosa manca ai separati e ai vedovi. No, separados y divorciados, perdón. Separados y divorciados. Cos'è che manca ai separati e ai divorziati? Para estar más cerca de la depresión. Per essere così propensi alla depressione. Lo que les falta no es la persona amada, desde luego. Non gli manca sicuramente la persona amata. Pero les falta una historia que contarse. Manca loro una storia da raccontare. Porque si tu cónyuge muere mientras es tu cónyuge, tú puedes cerrar esa historia, puedes contártela bien, puedes hacer de esa historia algo hermoso. Perché se sei sposato e il tuo coniuge muore, dopo questa morte puoi raccontarlo, puoi riuscire a... fare una storia bonita. Sì, a realizzare una storia a partire da questo lutto. Pero el separado y el divorciado no puede. Mentre i separati e i divorziati non possono. Qué importante es la narración. Quanto è importante la narrazione. Y para esa narración necesitamos la imaginación. E per narrare abbiamo bisogno dell'immaginazione. Somos hijos de la imaginación. Grazie Rosa per la tua bellissima risposta. Ecco, adesso, come tutti sapete, o se qualcuno non lo sa glielo dico adesso, questa manifestazione si chiama L'altra metà del libro, anche perché i lettori sono stati protagonisti e sono state fatte anche molte domande da voi lettori. Io qua ce n'ho una e spero che ci sia in sala Edoardo Varcasia. C'è? Puoi venire? Può venire a leggere la sua domanda o la leggo io? No, venga pure lei. Vieni pure tu. Ok. Hola, grazie. Leggendola oppure leggendola, va bene? Però ha bisogno di questo. Se lo tiene lei. Allora, io sono un lettore, ma a volte mi fermo, sogno e mi chiedo come sarebbe poter diventare uno scrittore nella realtà. Lei quali consigli darebbe a una persona che, come me, oggi vorrebbe scrivere e infine vorrebbe cercare di far pubblicizzare il suo libro e farlo conoscere? Oggi è sicuramente una grande utopia, soprattutto
per quella che è la crisi economica mondiale. Lei che consigli darebbe? Sì, 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 perfetto. Bueno, primero. Grazie. Grazie. Grazie Edoardo. Primero, no un dejes... cognome abbastanza, sí. Un nome e un cognome abbastanza spagnolo, Edoardo Barcassia. Ah. Bueno, primero, escribir es una cosa maravillosa. Maravillosa para uno. Yo creo que es quizá la, una de las actividades más maravillosas que uno puede hacer en la vida. Credo che scrivere sia una delle attività meravigliose, migliori che si possano fare nella vita. Però también tiene su parte amarga, ovviamente, che è luchar con il mondo exterior. Ma ha anche un lato, diciamo, un po' più scuro, che è quello di lottare con il mondo esterno. Ser pubblicato, ser leído. Ser publicado otra vez, porque mucha gente consigue ser publicado una vez, incluso dos novelas, pero no se venden porque la situación está fatal, porque hay muchos libros, y la tercera ya no la publican, ya no encuentran editor. Le difficoltà quindi poi sono quelle della pubblicazione, avere dei lettori e in alcuni casi anche avere delle ripubblicazioni. Bueno. Pese a esas dificultades, yo creo que lo único que tienes que hacer si quieres escribir es escribir. Creo que l'unica cosa da fare se vuoi scrivere è scrivere. Tener una piel de elefante y una tenacidad de estalactita. Essere molto tenace in questo tuo desiderio. Y una piel de elefante muy resistente al... ed avere una pelle da elefante ed essere molto resistente. Resistente al rechazo, resistente a las dificultades. Resistente alle difficoltà e al rifiuto. Recuerda que a García Márquez le rechazaron 16 editores su primera novela. Ricorda che a García Márquez hanno rifiutato per ben 16 volte il suo primo romanzo. Para escribir hay que escribir, se aprende escribiendo, escribe mucho. Per scrivere quindi bisogna scrivere, imparare scrivendo. Y leyendo, lee mucho. E anche leggendo, quindi leggi molto. Y pensando, hay que intentar reflexionar sobre la vida, analizarse, autoanalizarse, analizar el mundo. E anche riflettere molto, pensare, riflettere anche, fare una sorta di autoanalisi. Luego hay que hacer una elección. Si quieres ser escritor, no pienses que vas a ser rico. Eso está claro. E poi fare una scelta. Se vuoi diventare scrittore, sappi che non sarai ricco. En cualquier otra profesión, abogado, médico, en cualquier otra profesión es mucho más probable que ganes más. Con altre professioni come l'avvocato e il medico sicuramente potresti guadagnare di più. A meno che non diventi Stephen King. Stephen King, claro. Iba, me lo has quitado. Qualcuno. Me lo has quitado de la boca. Miramos a los escritores famosos y creemos que eso es escribir, pero no es eso. No es eso. Se guardiamo gli scrittori famosi, ci potrebbe sembrare che scrivere sia quello, ma in realtà non è così. Por cada uno que gana dinero, para, pues hay 1.000 o 2.000 o 10.000 que no ganan nada. Per uno che riesce a guadagnare, ce ne sono 1.000 o 2.000 che non guadagnano nulla. Y que pueden ser buenísimos. Ma che possono essere degli scrittori bravi. Ayer desahuciaron en España a una escritora que es estupenda, Cristina Fallarás, que ha ganado el último premio Hamed, que ha ganado varios premios, una novelista, la desahuciaron ayer porque no tenía para pagar su casa. Ieri una scrittrice spagnola, Fallarás, que ha vinto diversi premi. Sí, la desahuciaron, la echaron de casa. L'hanno buttata fuori di casa perché non aveva soldi. Para pagar la hipoteca. Perché non riusciva a pagare l'ipoteca. Entonces, tiene una ventaja esto, que la crisis afecta poco porque siempre es crítica la vida del escritor.
Ecco. Per cui la crisi ci colpisce poco, perché la vita dello scrittore è sempre stata difficile. Pero no dejes de escribir, de verdad te lo digo, no dejes de escribir, pese a todo siempre compensa. Quindi non smettere mai di scrivere, nonostante tutto. Y bueno, dos trucos. Manda los originales a premios pequeños, porque los grandes suelen estar manipulados. Y sobre todo a los premios que tengan como premio la publicación. Manda gli originali a dei concorsi, possibilmente dei concorsi piccoli, perché quelli grandi sono un po' manipolati, e possibilmente concorsi che abbiano come premio la pubblicazione del libro. Y cuentos a las revistas y cosas así. Cuentos cortos, no? Relato corto. E racconti brevi. A las revistas. Sí. Alle varie riviste. Bueno, suerte. Buona fortuna. Bene, io volevo fare adesso una domanda a Rosa su un suo personaggio che mi è piaciuto molto, che è appunto Bruna Husky, di cui ho parlato in precedenza, che è la protagonista di Lacrime della pioggia, che lei stessa ha dichiarato, Rosa Montero, in un'intervista, io l'ho vista su YouTube, poi magari adesso, che è il personaggio più simile a lei. Vero. Un vero animale da combattimento, dice in questa intervista. Ecco, la cosa può sembrare buffa perché Bruna, come ha detto prima, appunto è una replicante, una tecno umana, anche se del tutto simile a una donna, con gli stessi sentimenti, passioni, depressioni, la stessa energia sessuale, voglia di avere un uomo, o voglia di fami, tutto quanto uguale a una persona normale, solo che essendo un tecnoumana magari, ed essendo anche stata progettata per il combattimento, è anche un po' più forte, più sveglia, una vista un pochettino più acuta, e in qualche modo ha delle differenze rispetto alle donne umane, però i sentimenti e le sofferenze sono identiche. Poi lì in più è ancora più umana forse delle altre, perché una cosa che non vi racconto, perché questo libro lo dovete leggere, e quindi quando, dopo aver letto il romanzo, e ieri sera per preparare questa nostra conversazione sono andata un po' a sbirciare in YouTube qua, là, su e giù le interviste che a voce che ha lasciato, a parte quelle scritte che sul web ce ne sono tante, e ho detto sì, capisco, io posso capire perché Rosa si sente simile a Bruna, però vorrei che me lo dicesse lei. Però? Vorrei che me lo dicesse lei. Grazie. Laura, mi encanta tu lectura, la siento muy, muy, muy cercana a lo que yo he sentido al escribir el libro. Laura, mi piace molto la tua lettura, la tua interpretazione, poiché la sento molto vicina. Realmente he escrito 12 novelas y realmente pienso que Bruna Husky es el personaje más cercano que he hecho. Quizá porque como es una replicante, no me asustava la cercanía, perché già hai bastante distanza. Ho scritto ben 12 romanzi e Bruna Husky è il personaggio che sento più vicino. Si tratta di una replicante e forse proprio per questo, poiché non avevo paura di questa vicinanza. Perché hay tantas cosas que nos separan, ¿no? Me siento muy cerca, ella, claro, como hacemos los escritores, es mucho más exagerada que yo en todo. Lei es mucho más exagerada de mí en todo. Pero, por ejemplo, me siento muy cerca en su relación con la muerte y con la vida. Pero me siento muy vicino a lei per cuanto riguarda el rapporto con la vida y con la muerte. Como replicante, Bruna solo vive 10 años. In quanto replicante, Bruna ha una vita di 10 anni. Y está desesperada por la muerte. Ed è disperata per questa morte. No es solo que le dé miedo, que le da miedo, sino que además la odia. Piensa que es un fraude, ¿no? Hemos venido a este mundo maravilloso con tantos deseos de ser feliz, con tantos deseos de futuro, y de repente nos morimos tan pronto. Però che fraude, no?
Sicuramente ha paura della morte, ma non si tratta solo di questo. Nutre anche una forma di odio, poiché da una parte ha questo desiderio di vivere e dall'altro la consapevolezza che dovrà morire. Entonces, piensa que es un fraude, eso es importante, ¿no? Es un engaño, ¿no? La muerte y la vida como un engaño. Y, por otro lado, como os decía antes, está llenísima de vida. Es como un animal encerrado en una caja. Quindi questa morte che viene vissuta come un inganno. Lei è piena di vita ed è come un animale chiuso in una gabbia. Y en esa furia contra la muerte y en esas ansias de vivir me siento reconocida. E in questa furia contro la morte e quest'ansia di vivere mi ci rivedo molto. Solo que ella, ya digo, más todavía. Bruna se come la vida a mordiscos. Però lei sicuramente lo vive in maniera diversa, molto più eccessivo rispetto a me. Sì, se come la vida a mordiscos y de hecho a uno de los personajes de la novela están bailando y le pega un mordisco en el cuello. Prende proprio la vita a morsi e c'è una scena in cui lei sta ballando e dà un morso al compagno. Sì. Además, también me reconozco en la mezcla que tiene entre fuerza y fragilidad. E mi riconosco anche in questo mix di forza e fragilità. Y en la necesidad de los otros y en la lucha por la independencia. Nei bisogni degli altri e nella lotta per l'indipendenza. En fin, me reconozco en muchas cosas y le he dado muchas cosas. Por ejemplo, le he dado mi gusto por el vino blanco, pero a ella la he hecho casi una alcohólica, yo no. Quindi mi rivedo in lei moltissimo e le ho attribuito alcuni miei gusti, come ad esempio il fatto che le piace il vino bianco, solo che lei ne beve tanto, io no. Sì, mucho, beve demasiado la pobre. Torniamo all'altra metà del libro. Linda Rimoldi è in sala? Linda Rimoldi? No. E beh, ancora più altra metà del libro. Sì, cioè, sì, eccola qui, eccola. Ha la domanda? Ok. Ah, fenomeno, grazie. Con il microfono, con il microfono è meglio. Sì. Tante grazie. Allora, leggendo La pazza di casa, viene voglia di intavolarsi con lei per conoscerla, ascoltarla e magari raccontarle anche qualcosa di sé, grazie alla simpatia, allegria, ironia e profondità e brillanti intelligenze e cultura che sprizzano dalle pagine. Non si può fare niente per farlo ripubblicare? Io l'ho letto perché me l'hanno prestato, non c'era più. Poi ci sono altre domande, le faccio tutte? E tutto insieme. Ho capito bene che lei preferisce romanzi non autobiografici e perché? E ora che avrei voglia di conoscerla, qual è il suo romanzo che più parla di lei e della sua vita? Io l'ho scoperta a Torino quando consigliava un romanzo e mi piace la sua verve. Molte grazie, che amabile. Grazie Linda. Grazie. Allora, la prima domanda, non si può far ripubblicare La Locca della Casa proveniente in italiano, forse in spagnolo l'hanno ripubblicata, non lo so. Qui in Italia evidentemente. Sta pubblicato in italiano. Sì, però lei chiede, dato che è esaurita, è fuori catalogo in Italia. Sì. Ah sì, bueno, me han dicho che è difficile de encontrar, voy a volver a España y hablaré con mi agente, sì, a ver si se vende otra vez, sì. So che è difficile trovarlo e quando torno in Spagna parlerò con il mio agente. Okay, spero. Speriamo perché è veramente un bel libro. Poi c'è anche la postfazione di Vargas Llosa, che insomma anche lui è un grande amico, penso, di Rosa, anche un grande scrittore che a me piace molto. Ah, forse nell'edizione italiana c'è la postfazione di Vargas Llosa. Ah, sì, sì. Anche sì, in quella spagnola? Sì. Ah, va bene. Sì. No, la spagnola no, perché salió después, però sì. Ah, ho capito, va bene. Invece sì, noi abbiamo messo anche la postfazione, sì. Noi, insomma, l'editore, sì. Frassinelli, mi pare, sì. Allora,
Ho capito bene, chiede Linda, lei preferisce i romanzi non autobiografici? Exacto, sí. Yo siempre he huido de hablar de mi propia vida en las novelas. Ho sempre evitato di parlare della mia vita nei miei romanzi. Creo que una de las cosas maravillosas de ser novelista es poder vivir otras vidas. Una delle cose belle dell'essere scrittrice è quello di poter vivere altre vite. Siempre digo que la novela es la autorización de la esquizofrenia. Dico sempre che il romanzo è l'autorizzazione alla schizofrenia. Puedes vivir todas esas otras vidas que tienes dentro, ¿no? Puoi vivere tutte le vite che hai dentro di te. Y en general, si no te separas de tu propia vida, lo que la gente que escribe muy pegada a su propia vida hace malas novelas, creo. Credo che le persone che scrivono dei romanzi molto legati alla loro vita finiscono col pubblicare dei romanzi brutti. Pero hay autores maravillosos capaces de separarse de la propia realidad y escribir novelas increíbles. Por ejemplo, Proust. Marcel Proust habla de su vida, pero no habla de su vida, ¿verdad? Però ci sono degli scrittori che riescono a staccarsi dalla loro vita e realizzare dei romanzi bellissimi come Marcel Proust, che parla della sua vita ma in realtà non lo fa. O come Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, che cuenta su esperienza nel Congo, però che novela tan universal, no? O ad esempio Conrad che scrive della sua esperienza in Congo, ma ha realizzato un romanzo che è universale. Effettivamente. De manera che lo importante è la distanza dell'autore con il materiale narrativo. Quindi è molto importante mantenere una certa distanza tra l'autore e il materiale narrativo. Se l'autore è capace di trattare su propria vita con la misma lejanía implacabilidad con que trataría la vida de sus personajes, perfecto. Se riesce a trattare la propria vita con la stessa distanza e la stessa implacabilità con cui tratta quella dei personaggi, è perfetto. E questo è uno dei più grandi dilemmi degli scrittori. Un vero scrittore, certo, può scrivere la sua vita, ma non può essere la sua vita. A parte che nel Tristram Shandy Stern scriveva che è impossibile. La narrativa non è una copia della realtà. Sì. Per di più, ancora di più, sì, certo, riscriviamo e pensiamo e rimeditiamo sulla nostra vita, ma non siamo noi quelli sono i nostri personaggi, questa è la scrittura vera, è quello che fa la differenza tra un diario e un'opera narrativa, e più c'è una capacità di manipolare la propria storia, il proprio passato, più si crea la grande opera. Esatto, sì. Bisensei, che è un scrittore húngaro, che mi parece mal novelista, però buon ensayista, dice in un libro genial, dice, el escritor joven, el novelista joven, siempre habla de sí mismo, incluso cuando habla de los demás. Secondo uno scrittore ungherese, secondo me molto bravo, lo scrittore giovane parla di se stesso. Incluso quando hablan de los demás. Anche quando parla degli altri. Y los escritores maduros hablan siempre de los demás, incluso cuando hablan de sí mismos. Mentre quelli maturi parlano degli altri anche quando parlano di se stessi. Esa es la cuestión, ¿no? Sì, allora io volevo domanda, così una curiosità, se ancora non avete avuto modo di approcciare i testi di Rosa Montero, un motivo in più per incuriosirvi, penso che già abbiamo fatto tanto per incuriosirvi, però ecco, che è una cosa che lei ha teorizzato e poi voglio dire si vede anche nei suoi libri, ecco, Rosa Montero ama i nani, li inserisce in tutti i suoi romanzi e una volta ha detto, questa volta un nano non l'ho messo in un mio romanzo, o è magari un'altra cosa che si è inventata. E poi dopo, andandola a rileggere, invece no, ha scoperto che c'era anche in quel romanzo un nano. Ma perché questo amore per i nani? Pues non lo so. Eso forma parte de los fantasmas del escritor. Non lo so, so che fa parte dei fantasmi dello scrittore. Son, como hemos dicho que las novelas son sueños, que el escritor sueña con los ojos abiertos,
Los fantasmas del escritor son como sueños recurrentes. Così come abbiamo detto che il romanzo è come un sogno ad occhi aperti, allo stesso modo i fantasmi quindi sono questi sogni. Son como sueños recurrentes. Sogni ricorrenti. Todos los escritores repetimos sin darnos cuenta muchas veces frases parecidas, situaciones parecidas, escenas parecidas. Tutti gli scrittori, a volte anche senza accorgercene, ripetiamo scene, frasi, situazioni. Yo me di cuenta que me encantaban los enanos después de haber escrito 6 o 7 novelas. E mi sono resa conto che mi piacevano i nani dopo aver scritto 6 o 7 romanzi. Y el último que había escrito, que se llamaba Bella y Oscura, estaba protagonizado por una enana. Dije, vaya. E l'ultimo che ho scritto, visto che la protagonista era proprio una nana. Entonces, en efecto, como Laura dice, pensé que no iba a escribir más enanos, porque si eso era algo inconsciente, al hacerse consciente ya no iba a escribir, ya no iban a salir más. E da quel momento ho detto non scriverò più sui nani, perché avevo comunque acquisito consapevolezza di questo fatto, ma in realtà non è stato così. Pero la siguiente, escribí la siguiente novela, que es La hija del caníbal, y estuve 3 años escribiéndola, la corregí, la publiqué, empecé a hacer la promoción y a los 2 meses me di cuenta de una cosa increíble. Poi, quando ho scritto il romanzo successivo, La figlia del cannibale, ci ho lavorato per 3 anni e dopo averlo promosso, pubblicato e promosso, sí. Dopo 2 mesi mi sono resa conto. Me di cuenta che la protagonista è una mentirosa compulsiva, no? E dice, nel tercer capítulo, dice, bueno, he empezado mintiendo. E mi sono resa conto che la protagonista era una bugiarda compulsiva. Y en el tercer capítulo dice, he empezado mintiendo. Dije que tenía los ojos grises, no, los tengo marrones normales. Nel terzo capitolo dice che ha gli occhi marroni. Sí, que había dicho que tenía los ojos grises. Aveva detto che li aveva grigi e nel terzo capitolo dice che ce li ha marroni. Marrones. He dicho, dice en ese capítulo, he dicho que era guapa y no soy guapa, soy normalita. Ho detto che ero bella, ma in realtà non lo sono, sono normale. Y he dicho que era alta y en realidad soy baja. Bueno, muy bajita. Bueno, tan bajita que me tengo que vestir con la ropa en los departamentos de niños de los grandes almacenes. Avevo detto che ero alta, ma in realtà non è così. Sono bassa, molto bassa. In realtà devo andare a comprare vestiti nei negozi per bambini. O sea que había vuelto a poner una enana de protagonista y no me había dado cuenta. Per cui avevo messo come protagonista una nana senza rendermene conto. Entonces, desde entonces ya he decidido poner conscientemente un enano en cada una de mis novelas para que me dejen en paz. Da lì ho deciso di mettere una nana in ogni romanzo consapevolmente, così mi avrebbero lasciato in pace. Y no sé qué significará. Quizá es un niño que no es un niño y un adulto que no es un adulto. Probablemente es un bambino que no es un bambino o un adulto que no es un adulto. Y quizá significa que en mi infancia yo no fui una niña y ahora no soy una adulta. Forse significa que en la mia infancia non sono stata bambina e che ora non sono un'adulta. Tengo otros fantasmas que he descubierto, por ejemplo. Mis personajes tienen una tendencia terrible a perder los dedos o las manos. No quiero ni pensar qué significa. O anche altri fantasmi, ad esempio molti personaggi dei miei libri perdono le dita delle mani e non voglio sapere cosa significhi ciò. E lo scopriremo prima o poi cosa significa. L'altra metà del libro. Adesso la parola a Paola Vada, in rappresentanza del gruppi di lettura in lingua della Biblioteca Berio. Paola. Paola? C'è? Ci sei? Alza la mano. La faccio io la domanda? Paola Vada, del gruppo di lettura in lingua della Biblioteca Berio. Non c'è? Vado io? Leggo io. Perfetto.
Il genere letterario che preferisco è la narrativa, perché si adatta meglio alla materia corrotta della vita. La poesia aspira alla perfezione, il saggio alla fedeltà. Il dramma all'ordine strutturale. Il romanzo è l'unico territorio letterario in cui regnano la stessa imprecisione e sregolatezza che sono presenti nell'esistenza umana. Rosa Montero ci può spiegare meglio questa affermazione, soprattutto a chi considera la narrativa un genere meno alto della saggistica? Grazie, Paola Vada. Una pregunta muy interesante, pero no lo considero un género menos alto, lo considero un género más vivo. Una domanda molto interessante, non considero appunto la saggistica come un genere meno alto, però considero la narrativa come un genere più vivo. Sì, la frase define lo que quiero decir. Creo que la narrativa, como he dicho antes, es un arte colectivo y básico para nuestra vida. Credo che la narrativa sia un'arte collettiva e fondamentale nella nostra vita. La gente suele pensar que la música es el arte primero, ¿verdad? Los golpes, la percusión, el ritmo, el golpe del corazón. Molti pensano che la musica sia l'arte primaria, appunto per i colpi, le percussioni. Incluso nuestros golpes del corazón. Pero yo creo que la narrativa está desde el primer momento en que el ser humano puede llamarse humano y ha necesitado, como he dicho antes, contarse alrededor de una hoguera. Io invece credo che sia la narrativa che inizia ad essere nell'uomo nel momento in cui l'uomo diventa tale. Contándonos cuentos alrededor de una hoguera. Raccontando, perché abbiamo questo bisogno appunto di raccontare. Bueno. Allora adesso faccio a Rosa Montero l'ultima domanda, dopo queste bellissime cose che ci ha raccontato sulla sua scrittura, sul suo modo di scrivere, sul suo essere scrittrice, sul suo essere anche donna, sulla sua vita, su tutto quello che insomma fa anche per i suoi lettori, che è una gran fatica, una fatica che la diverte, penso incredibilmente, la fa anche soffrire, però che la diverte. Io adesso voglio fare un po' una domanda, esulare dalla scrittura e sapere un po', perché noi stiamo vivendo un incubo, giusto, noi paesi mediterranei, non un sogno, è un incubo, e ci alziamo tutte le mattine, chi più e chi meno, con l'incubo della crisi, dello spread. E ecco, alla speculazione finanziaria non piacciono i paesi mediterranei. Ecco, volevo un attimo sapere cosa ne pensa Rosa di questo e poi anche un attimino sempre sul rapporto Italia e Spagna da un punto di vista meno letterario ma più sociologico, più antropologico. Ecco, una delle tue grandi doti è quella di parlare di tutti i diversi con naturalezza, estrema naturalezza, quelli che non fanno le scelte di vita, voglio dire, che fa la maggioranza. Ecco, gli emarginati sono il pane narrativo per i suoi denti e ecco, in Spagna per esempio si possono sposare le persone dello stesso sesso, una legge tra l'altro ribadita anche dal governo conservatore che è in carica ora, quindi anche il governo conservatore l'ha ribadito, quindi non è una cosa. Mentre in Italia non esistono neanche le unioni civili per coppie dello stesso, di sesso diverso. Quindi siamo veramente molto, due paesi latini, mediterranei e a maggioranza cattolica molto diversi. Ecco, io volevo chiedere a Rosa Montero, che è un'acuta osservatrice, lei ci parla nei suoi romanzi di tutte queste cose, perché sono anche romanzi a volte politici, sociali, non è che siano romanzi, anche Lacrime nella pioggia, è molto politico in un certo senso. Volevo chiederle, come vedi questa nostra Italia appena uscita dall'incubo del Bunga Bunga? Bueno, yo creo que somos muy parecidos en muchísimas cosas, Italia y España, en muchas. De hecho, por ejemplo, hemos sido durante más de una década los dos países que nos hemos ido turnando, que teníamos menos hijos,
¿no? Es decir, el crecimiento negativo, el crecimiento más negativo del mundo. Y nos hemos ido turnando, un año era España y otro año era Italia, otro año era España, otro año era Italia. Credo che Italia e Spagna abbiano molte, siano simili per, su molti aspetti. Ad esempio, per più di un decennio ci siamo alternati per quanto riguarda i tassi più bassi di natalità. Io credo che eso se debe a che hemos sido países muy, muy, muy machistas che en un espacio muy corto de tiempo hemos evolucionado muchísimo. Credo che ciò sia dovuto al fatto che siamo paesi molto machisti e quindi ci siamo, abbiamo progredito molto negli ultimi anni. Y entonces hay toda una generación de mujeres que vieron cómo cambiaba la situación y se hacía mucho menos machista, pero ellas ya no podían disfrutar de eso. E quindi c'è stata questa generazione di donne che ha notato questi cambiamenti, ovvero una società che era sempre meno machista, però loro non potevano approfittare di questa situazione. Che è la generazione di nostre madri, no? E entonces esas generaciones de mujeres italianas y españolas crecieron diciendo a sus hijas: no tengas hijos, no tengas hijos, haz lo que yo no he hecho, haz lo que yo no he hecho, y no hemos tenido hijos. Si tratta della generazione delle nostre madri che quindi ci hanno cresciuto dicendo non fare figli, non fare figli, non fare quello che ho fatto io, e così è stato. Dico questo come esempio di esa igualdad profonda social che credo che tenemos, di ese parecido social. E questo è un esempio della somiglianza che Italia e Spagna hanno a livello proprio sociale. Lo che pasa es que España tuvo, como sabéis, la dictadura hasta el año 1975. Come sapete, in Spagna abbiamo avuto la dittatura fino al 1975. Y yo creo que eso paradójicamente hizo que en los años posteriores explotara la sociedad, estallara. Quindi, paradossalmente, c'è stata una vera esplosione nella società negli anni successivi. En la democracia, ¿no? Durante la democrazia. Entonces recorrimos de repente muchísimo camino. Abbiamo fatto tanta strada in poco tempo. Y sin duda España es una ahora mismo una de las sociedades menos puritanas y más permisivas del mundo. Yo viajo mucho y os aseguro que es una de las más permisivas del mundo. Io viaggio molto e vi posso dire che attualmente la Spagna è uno dei paesi meno puritani e più permissivi al mondo. Y bueno, vosotros tenéis un problema, que es el Vaticano. Voi avete un problema che è il Vaticano. Però non ballano bunda bunda al Vaticano. No, no. Il tempo purtroppo è finito, altri gli autori che si susseguono. Io penso che questo incontro con Rosa Montero sia stato particolarmente bello, la ringrazio per la sua intelligenza, per la sua vivacità intellettuale e per sapersi così dare, perché io ho conosciuto, eppure lei ne parlavamo prima, tanti scrittori e ce ne sono veramente tanti molto antipatici. Ecco, Rosa è una scrittrice che si dà. Grazie, grazie, grazie a lei, grazie Laura. Rosa Maria, grazie, grazie, grazie. Muchas gracias, cariño. Gracias. ¿Qué dices? Nada, estupendo. Simplemente te apuntaba porque...